Lasciamo per un attimo il calcio in questo nuovo appuntamento di Un Caffè Fuori Campo e parliamo di volley della Brebanca Lannutti, una Brebanca Lannutti che ha trovato la prima vittoria in campionato contro Latina. Parleremo di questo, ma in particolare di quello che poi è successo prima della partita, cioè un evento comunque molto molto importante, il ritiro della maglia numero 7 di Wout Weisman, e noi siamo in compagnia proprio dell'ex capitano bianco-blu. Sicuramente per te una domenica particolare, adesso parleremo anche magari di qualche retroscena, chi ti ha chiamato, cosa vi siete detti. Sicuramente una cerimonia, diciamo, sobria, tranquilla, però con tanta gente ad applaudirti in piedi, una grande emozione e soprattutto un onore che è riservato a pochi in questi casi. Sì, è stato un grande onore per me, perché come dicevi tu è una cosa che non succede, cioè nella pallavolo forse è successo una volta con Bernardi a Treviso e poi non è mai più successo, e ne sono molto orgoglioso, molto fiero. E sì, è stata una bella giornata, non c'era tantissima gente, però comunque è stato un momento molto, molto emozionante. Poi rivedere i tifosi, la gente che mi ha sostenuto per 10 anni, fa sempre piacere. Sì, diciamo che è stato emozionante chiaramente per te, ma anche per noi che eravamo lì, che abbiamo seguito questi ultimi, almeno parlo per me, questi ultimi tuoi anni alla Brebanca, e quindi è andato via assolutamente un pezzo di storia importante, e il capitano comunque del sinora unico scudetto qua di Cuneo. Speriamo non ultimo, chiaramente. Prima della partita c'è stato questo, appunto, questo ritiro. Ecco, ora ti faccio subito una domanda un po', diciamo, ambigua, mettiamola così. Del Piero, ad esempio, non ha voluto che la maglia venisse ritirata, perché dice: un giocatore che viene alla Juve deve sognare di poter vestire quella maglia. Ecco, e poi l'ha andata a Tevez. Subito, giusto perché così giusto i bambini possono puntare a vestire poi quella di Tevez. Però ecco, te hai accettato subito che, da chi è stata proposta l'idea, come è stata gestita la cosa, perché comunque è un avvenimento a cui bisogna pensare, cioè non è una cosa immediata. È partito tutto da Pistolesi, quando abbiamo quando ho deciso di andare in Cina, firmato il contratto, abbiamo fatto una piccola conferenza stampa in sede dal Piemonte Volley, e lì, io non lo sapevo neanche, lì è stato detto da parte di Marco che lui, gli è venuta questa idea, ne aveva parlato poi con Lannutti, il presidente, e si sono messi d'accordo che avrebbero fatto così. Io l'ho accettato perché è una cosa nella pallavolo che... sì, talmente unica che non potevo dire di no, anche perché mi fa molto onore e sì, ci tengo, è una cosa, una piccola, un modo per loro, che loro si rendono conto di quello che ho dato alla società, e per me è un altro modo per dire grazie, perché ci tengo, ci ho tenuto tanto, e sì, è stata un'esperienza unica per me e credo anche per loro. Sì, tra l'altro durante questa cerimonia c'è stato anche un siparetto simpatico con Piazza, che ti ha preso la giacca, se l'è messa magari per mandarti ancora in campo a giocare quella partita, un'ultima speranza così all'ultimo. Facciamo un piccolo così, un piccolo memorandum di questi anni. Momenti più belli, momenti magari meno belli che ricordi, qualche rimpianto. Io penso alla finale dell'anno scorso di Champions, ma magari c'è anche qualcos'altro, qualcosa che avresti voluto raggiungere con la Bre, invece non ci sei riuscito.
tra i momenti più belli, vabbè, certo c'è lo scudetto, ma magari c'è qualche altra soddisfazione, qualche altra partita in particolare che ti ricordi e che ti porterai sempre, sempre dietro. Vabbè, di ricordi ce ne sono tanti. Vabbè, il più bello è ovvio, ovviamente, la finale scudetto a Bologna vinta contro Trento. Però in quegli due anni lì abbiamo vinto, tranne la finale scudetto dell'anno dopo, che è uno dei rimpianti, perché se lì stavamo tutti bene, non ci fossero stati dei problemi con che Giuliani già aveva dichiarato che andava via, Parodi andava via, poi Parodi si era fatto male, eravamo in una situazione che se andava tutto normale secondo me potevamo vincere due scudetti di fila. Non è andata così. Momenti alti, momenti belli ce ne sono tanti. Mi ricordo il primo anno che ero qua, nel 2003, che abbiamo vinto la Coppa Italia. No, siamo arrivati in finale la Coppa Italia. Abbiamo battuto Macerata, io venivo da Macerata, 3-2, eravamo a Firenze, poi abbiamo perso la finale, però è stato un bel inizio per me a Cuneo. E poi sì, c'è la finale di Champions League dell'anno scorso che rimane qua e pensandoci fa sempre male, perché perdere così per due punti, ma quello è lo sport. La cosa che ci manca è la Champions League. Sarebbe stato bello vincere l'anno scorso con Cuneo, purtroppo è andata come è andata e spero che Cuneo ci arrivi ancora. Sarebbe stata la chiusura di un cerchio, poi di questo gruppo storico. Sì, che in quel momento non si sapeva, ma sarebbe stato così. E poi ho avuto dei momenti bellissimi con i tifosi, dopo le vittorie, dopo le partite giocate bene, come anche dei momenti difficili, ma credo che fa parte del nostro sport, dello sport. E il fatto che io qualche volta mi sono arrabbiato e che loro si arrabbiavano con me, credo che è perché avevamo tutti e due lo stesso obiettivo e che ci teniamo ancora tutti e due allo stesso modo. E credo che spesso uno dice ci tengo la maglia, ma credo che, cioè, quando io sento qualcuno dirlo e poi l'anno dopo va via, dico ma io, cioè, ci tengo veramente. E adesso la scelta di andare in Cina è proprio stata ancora un anno di fare un'esperienza all'estero, una cosa totalmente diversa. Non è che sono andato ad andare via perché non mi... No, volevo fare una cosa... Io questa maglia me la sento mia e il bello di questa esperienza è che sì, ho vissuto delle emozioni molto più forti, secondo me, di un giocatore che viene un paio di anni e poi se ne va. Ti rubo ancora il microfono perché mi è venuta così una piccola ispirazione quando tu hai detto io comunque alla ci tengo, sono andato via in questa maniera. Ecco, ovviamente qui ha fatto parlare tanto l'addio di Gerbic a pochi giorni dal campionato. Tu hai avuto modo di sentirlo proprio riguardo a questa vicenda, e tu come la pensi? Perché ovviamente poi in questi casi si dividono, chi ha detto vabbè ha fatto bene perché è un'occasione irrinunciabile e chi invece ha detto beh a 10 giorni dal campionato magari poteva anche dimostrare maggior attaccamento alla maglia. Tu come la vedi e cosa vi siete detti a riguardo, se vi siete detti qualcosa? Sì, ci siamo sentiti appena che l'ho saputo, che era ancora tutto in trattativa, ci siamo sentiti. E poi dopo ancora, perché ci ho giocato tanti anni, è normale tenersi in contatto. E credo che sia una situazione molto particolare, ma è una situazione che una decisione che ha preso lui insieme alla società. Non è solo Nicola Gerbic o solo la società, è una cosa che se l'hanno fatto e l'hanno fatto così in fretta, vuol dire che erano d'accordo tutti quanti le parti, cioè non... E il fatto che adesso anche la società parla bene e parla bene, nel senso è convinto che ha fatto la scelta giusta e che anche Nick è contento perché si va al Kazan, è una delle squadre più forti al mondo, cioè poi hai la possibilità di vincere tutto quello che c'è da vincere. E quasi tutto, perché già vabbè, sì, quasi tutto, però era appena arrivato, poi ma credo che, cioè, lui è un giocatore che si merita una squadra di quei livelli,
Poi se lui ha scelto, ha fatto quella scelta, avrà tutte le sue ragioni, e il fatto che la società, Lanuti, Pistolesi hanno accordato e hanno deciso di farlo, lasciarlo andare, vuol dire che anche la società in qualche modo si è contata, cioè, e credo che capisco per i tifosi che è stata una botta, però devo dire che con l'arrivo di Coscio, c'è la coppia Gonzalez-Coscione, è una bella coppia di palleggiatori, cioè non ce l'hanno tutti, e credo che il fatto che adesso, cioè adesso già ieri, l'altro ieri hanno giocato meglio, hanno vinto, però all'inizio non è facile avere, cioè perdi Girbic, Gonzalez si fa male, Coscione non può giocare, può solo giocare in Coppa Europa, Europea, e ha un ragazzo che arriva da 3-4 giorni, e anche nell'allenamento, io mi sono andato con loro la settimana scorsa, non è facile avere adesso tre palleggiatori in allenamento, sapere chi può giocare, chi non può giocare, chi giocherà. Secondo me bisogna dare un po' di tempo ai ragazzi, alla squadra, e con la coppia di palleggiatori comunque che ci sia, che ci so, chi c'è, faranno molto bene, perché come detto Coscione e Gonzalez è una, cioè, non tante squadre hanno una coppia di palleggiatori così, di quei livelli. Beh, sicuramente Diodi Gerbic ha fatto parte del regime di mercato austero che c'è anche in Italia, perché avevo parlato con Marco Pistolesi e mi ha detto: quando ti chiama Kazan le cifre non sono mai banali, sia per il giocatore e sia per la società, quindi suppongo che in un regime di austerity tale bisogna ragionare per tutti. Ecco, tu hai detto che appunto hai fatto una scelta di vita, una volontà di fare un'esperienza all'estero, e hai deciso di andare all'estero, ma non vicino, ben ben lontano, praticamente dall'altra parte del mondo. Ecco, allora, spiegaci un attimino quali sono le sensazioni che si provano a vivere in una civiltà completamente diversa dalla nostra. Cioè, chiaramente ci saranno delle cose uguali, però il modo di intendere la vita suppongo che laggiù sia molto diverso, e soprattutto anche il modo di vivere la pallavolo, senti, molto diverso. Sì, a Cuneo c'è la tranquillità, c'è il tempo che si ferma, cioè succede tutto come siamo abituati noi. Vai a Pechino, 23 milioni di abitanti, corri, dal momento che tu vai per strada devi stare attento dove vai, devi correre, devi, è tutto un altro tipo modo di vivere. Qua fai un giro in bici con calma in mezzo alle campagne, a Pechino non lo fai. Qua il parco gioco, noi, cioè, abbiamo due bimbe, qua il parco giochi, giocano tranquillo, lì il parco giochi ci sono, li paghi, perché i parchi ce ne sono, ma sono pochi e importanti, e allora è tutto un altro modo di fare, vivi molto più dentro, anche perché c'è un gran problema di inquinamento, che è pazzesco, perché tu non lo senti, ma lo vedi, c'è la cappa e ci sono dei valori 5-6 volte più alti che a Milano, per dire, e ci sono dei giorni dove la gente non può uscire, che le scuole devono chiudere perché c'è l'inquinamento. Però vivi in una città enorme dove c'è di tutto di più, trovi di tutto di più, mangiare, bere, shopping, supermercati, cultura. Pechino è una città di enorme cultura. Ogni weekend, quando all'inizio adesso eravamo libero, siamo andati a visitare dei templi, la muraglia, delle piazze, cioè è una città bellissima, e devo dire che la gente è molto disponibile, al di là del problema della lingua, perché nessuno parla inglese o quasi nessuno, ma comunque la gente è molto disponibile ad aiutare, a fare, ed è una cultura molto diversa ma molto interessante. Viverci è una bella esperienza di vita. E poi la pallavolo, vabbè, per adesso abbiamo fatto solo due amichevoli, il campionato comincia a dicembre, non c'era ancora all'inizio l'altro straniero canadese che giocherà con me, che è arrivato la settimana scorsa quando io sono partito, e allora non abbiamo mai avuto modo di lavorare bene tutti quanti insieme.
però è una squadra secondo me che può crescere tanto, di cui la gente aspetta tanto perché l'anno scorso hanno vinto il campionato, ma anche perché loro avevano la squadra, l'unica squadra con dei stranieri. Quest'anno ci sono molto più squadre che stranieri, diventerà più difficile, ma il bello è anche quello, perché fino adesso è una bella esperienza. La gente, i giocatori anche hanno tanta voglia di fare, gli manca l'esperienza che abbiamo noi che giochiamo 60 partite all'anno. Cioè loro giocano meno e giocano sempre contro le stesse squadre. Spero che noi, cioè io come anche gli altri stranieri, possiamo portare qualcosa in più, l'esperienza loro, per farli crescere, perché dei giocatori forti ci sono, solo che non hanno la cultura, l'abitudine di uscire dal paese e venire in Europa a giocare, perché secondo me farebbero bene, anche perché ci sono dei giocatori veramente forti, però devi convincerli ad uscire. Però spero con l'ingresso dei stranieri che pian piano si sviluppano. Sì. Ecco, rimanendo sempre alla tua nuova squadra, tipologia di allenamento, tu ti sei allenato 2 mesi lì, quali differenze hai notato rispetto all'Italia? Magari un lavoro fisico fatto in maniera diversa o cosa? E poi se fra i tuoi nuovi compagni hai visto qualche giocatore che ritieni futuribile o comunque possibilmente all'altezza di un palcoscenico poi magari europeo in futuro? Vabbè, intanto gli allenamenti più o meno sono uguali, sono un po' più corti e c'è meno ritmo, ma forse anche perché all'inizio non eravamo tutti. La preparazione fisica mi faccio sempre seguire da Danilo Bramardi, che lavora anche per Cuneo, perché da 8 anni che lavoriamo insieme mi trovo molto bene e lui mi manda tutto il lavoro che devo fare e la società a Pechino è d'accordo e non ha problemi. Giocatori forti, ho visto con noi si allena un ragazzo di 19 anni che secondo me, io poche volte ho visto un ragazzino così forte a quell'età lì. Il problema è che i cinesi non possono uscire dal loro campionato fino ai 24 anni e se un ragazzo così sta lì fino a ancora 5 anni perde un po' il treno. E allora sarebbe interessante vedere un ragazzo così fra un anno o due venire in Italia o venire in Europa a giocare. Però sono tutte cose che se loro vogliono crescere devono lasciarli liberi di andare, come anche gli stranieri devono andare a giocarci. Il nome di questo qua è facilmente pronunciabile? No, non te lo so dire, ma poi me lo tengo per me, è un segreto. Beh, allora, innanzitutto ci auguriamo di vederlo magari proprio a Cuneo, questo ragazzo così promettente, sperando che cambino le regole. Passiamo invece a Cuneo. Prime 2 partite, la prima così, diciamo, poteva vincere e perdere, la seconda disastro contro Verona, per la stessa missione di Coach Piazza, la terza invece una bella risposta contro Latina. Solo merito, tra virgolette, merito del ritorno in squadra del palleggiatore che ha fatto comunque tutta la preparazione insieme alla squadra, o c'è stata proprio un'inversione di tendenza? Perché vedere la partita di Verona, vedere la partita di Latina, sembra di vedere 2 squadre completamente diverse. Ma sarà che mi sono allenato io con la squadra in settimana? No, scherzo. Sicuramente il fatto che Gonzalez ha giocato, che ha fatto tutta la preparazione con la squadra, cambia molto. E poi è una squadra talmente nuova che ha bisogno di tempo. Più che si allenano insieme, più giocano, più partite fanno, miglioreranno sempre. E siccome anche quello, bisogna dare un po' di tempo alla squadra per crescere, per trovare... Cioè, per trovare un'identità, e secondo me poi faranno sempre meglio, bisogna solo lasciarli del tempo. E poi adesso che da domenica può giocare anche Coscio, secondo me li fa, cioè, già da oggi in allenamento cambierà il modo di allenarsi, perché sono 2 e possono fare, cioè, anche per Piazza diventa più facile gestire la squadra, che con 3 palleggiatori non sai mai chi può giocare, non è facile. Sì, tra l'altro poi sarà interessante vedere quale dei 2 palleggiatori partirà titolare, perché noi gli abbiamo chiesto a Piazza
fuori onda domenica e ha glissato dicendo vedrete domenica, con un sorrisino beffardo, quindi adesso aspettiamo perché sarà interessante, perché sono due giocatori di livello entrambi e quindi vedremo chi prenderà il posto in regia. Un'ultima cosa da parte mia, poi se ti lasciamo andare, ovviamente sul campionato italiano, sulle prospettive che può avere Cuneo, che magari sulla carta è un gradino sotto alle favoritissime per lo scudetto. Tu come vedi in generale, favorite, meno favorite, sorprese, e poi ovviamente Cuneo quale ruolo potrà avere? Magari fra le prime quattro ci può stare, magari non qualcosa di più, però poi ovviamente poi i campionati e soprattutto i playoff si devono giocare, quindi lì poi si decide tutto e diciamo che i pronostici lasciano poi il tempo che trovano. Ma io credo che sì, Macerata sulla carta è sicuramente quella più forte. E poi sì, Piacenza, Trento, Cuneo, Modena, sono tutte lì, cioè dipende un po' dalla forma del momento secondo me. Ma io credo che il Cuneo deve giocare, pensare a giocare bene, a fare squadra, a fare una squadra unita, divertirsi, giocare bene e poi i risultati in qualche modo seguono. Poi se tu arrivi al momento della Coppa Italia o dei playoff bene e lì te la giochi con chiunque, anche se le altre forse possono essere favorite, secondo me bisogna non mettere pressione sulla squadra, farli giocare bene perché sapranno giocare bene e poi non si sa mai, c'è sempre una sorpresa, ci sta, però fare i pronostici, dire adesso come andrà a finire, io non lo posso fare. Sbirciavo forse la maglia del... si è scordato la maglia numero 7, comunque non la vedremo mai più in campo, ricordiamolo, e il fatto che sia vestito con la divisa della Brabanca, la Nutti Cuneo, lascia intendere ancora l'attaccamento che ha, nonostante ormai sia un giocatore della squadra che adesso Bike Motors, che ha poco di cinese come gioco, però comunque non ci addentriamo nella lingua orientale. Bene, noi ringraziamo Vought per essere venuto qui con noi in trasmissione, gli auguriamo veramente in bocca al lupo per la sua esperienza in Cina, ti invitiamo nuovamente a venirci a trovare quando sarai di nuovo qua, a noi fa piacere e sono sicuro che farà piacere anche a tutti i tifosi della Brabanca Nutti Cuneo che ci seguono e che ti seguiranno anche all'estremo oriente. Grazie.